Eccoci qua, siamo pronti, siamo pronti. Allora, insomma, sono tanti qua questa mattina, il cast del caro amico regista Ollio, che ha portato qui in studio alcuni attori, alcuni interpreti del nuovo film Se mi tocchi ti sposo. Visto che se mi tocchi ti marito, insomma, si poteva anche fare. Poi magari lo chiederemo al regista lì. Abbiamo alla nostra destra Laura. Buongiorno Laura. Buongiorno a tutti. Aspetta un attimo che ti do la voce, ecco. Buongiorno a tutti. E alla mia sinistra Anna. Buongiorno. Buongiorno. Due protagonisti di questo film. Da chi iniziamo? Iniziamo dalla madre, ecco, perché Laura in questo film, in questo nuovo film che state interpretando, nel ruolo della madre. Ecco. Sì, praticamente. Diciamo che già tu sei già madre, quindi ti è facile. Assolutamente, sì. Ecco. In modo diverso, vabbè, però. In modo diverso, però. Ecco. E allora, Laura, spiegaci, perché siete in tanti, abbiamo pochi minuti a disposizione ciascuno, però tanto per capire il ruolo di ognuno di voi. Sì, benissimo. Praticamente io in questo film sarò madre Laura, avrò in sostegno Suor Anna, quindi nonché mia madre. Ma ecco, io avevo capito, scusami che ti interrompo. Madre come suora. Ecco, io avevo interpretato, ecco perché ti ho fatto la domanda. Vabbè, madre, vabbè, quindi dalle doppie interpretazioni, ecco, dai, diciamo, va bene. Quindi un ruolo molto particolare, dove ho faticato un po' ad entrare nel personaggio, sinceramente non è stato facile, però poi abbiamo il nostro grande regista, quindi lui riesce a sistemare tutto. E che dire, non posso dire più di tanto. Praticamente è stato un lavoro, un grande lavoro, molto duro, dove mia sorella praticamente ha dovuto affrontare grossi problemi familiari, quindi io ho cercato di dare una mano in modo molto molto drastico, e quindi sono successe tante cose, tante disgrazie, tante cose belle, tante cose brutte, quindi che dire? Hai faticato parecchio nel ruolo che hai in questo nuovo film, chiaro. Però tu sei già protagonista, sei stata protagonista anche negli altri film di Ollio, vero? Quindi hai fatto altre... Però effettivamente in ogni film, diverso. Sì, ecco. In ogni film, cioè, ci si pone in modo diverso, perché fare la suora comunque, cioè, ecco, fare la suora per chi non è abituato. non è da niente. No, senti, no, va bene. Io vedo che siete un cast eccezionale, veramente, di ragazzi giovani e non meno giovani, però diversamente giovani però che vi date veramente da fare, avete questa voglia veramente di proporvi al pubblico, perché poi naturalmente questo film adesso quando si può vedere? Allora, questo film invitiamo tutti i nostri ascoltatori, che sarà trasmesso domani a Bova, cinema di Bova, alle 17, quindi invito un po' tutti alla presenza, anche perché sarà un film divertentissimo, quindi ci sarà veramente, c'è anche da ridere, quindi assolutamente non è... sì, ecco, non è un film come dire quei soliti film che sono, ci si annoia, no, quindi c'è da ridere, c'è anche il lato c'è il lato ironico, c'è il lato divertente, ecco, c'è il lato triste. C'è un po' di, insomma, c'è un miscuglio. Il caro amico regista Ollio ha preparato veramente questo, quindi madre Laura, ecco, così anche nel film Madre Laura. Quindi noi verremo a vederti sicuramente, anche perché poi magari avremo modo di mandarlo anche in TV, nella nostra televisione. Ci spostiamo per qualche minuto anche da Anna. Sì. Suor Anna. Buongiorno, sì. Buongiorno. Suor Anna, come sta? Bene. Buone feste intanto, buon Natale. Tanto, tutti. Senti, no, a parte questo, tu sei suora. La madre è superiore alla suora, quindi ecco, tu sei il livello tipo vice, va. Vice, madre superiore. Tipo, sì, aiutavo madre Laura. Ecco, il tuo ruolo, come che fai tu come suora, ecco, in questo film? Infatti, qualche indicazione. Ho aiutato
aiutato madre Laura nelle sue faccitudini quotidiane, andavo in giro con lei. Per me è stata un'esperienza un pochettino particolare, perché non ho mai recitato niente. La prima volta? La prima volta, ah. Quindi per me è stata un'esperienza bellissima, da rifare. Da rifare, da rifare, perché sono esperienze nuove. Certo, delle parti un pochettino particolari, perché suora è strano. È difficile fare la suora, insomma, dai. Diciamo, dai, difficile, no, però ti devi ambientare nel ruolo. Certo, sicuramente. Non è facile. Sì, sì. Però mi viene il dubbio, no, del titolo del film: Se mi tocchi ti sposo, nel senso che c'è qualcuno, se tocca la suora, la madre, come si sposa? No, noi siamo esonerate da voi questo. Siete esonerate da questo. In questo caso sì. Ci sarà un'altra protagonista del film. Sì. Quindi, e voi che fate? Nel senso che se mi tocca... Venite a vederlo. Dobbiamo venire a vederlo. Sì, quindi, no. Quindi non è che poi magari si rivolge alla madre superiore, alla suora, sta ragazza che se mi tocchi ti sposo. Non lo sappiamo, non si sa, quindi tutto da scoprire domani. Tutto da scoprire, vabbè, insomma. Niente, tu è la prima volta che reciti, sì, che sei protagonista, sì, di un film. E niente, volevo dire, c'è un segno che ci fa il nostro regista dall'altra parte, eh? Ci sono i cani che abbaiano. Soldini, che significa? Ecco. Magari poi ce lo dici tu, dai, magari, perché non riesci a capire. No. E vabbè, comunque c'è sempre una prima volta. Io sì, immagino, certo, che, visto che il film adesso andrà in onda, sei stata abile a questo. Per essere la prima volta, ecco, diciamo, altrimenti diciamo, il regista, sta tutto al regista. Altrimenti il regista ti avrebbe scartato, no? No, fa dei segni, non so, strani. Hai capito qualcosa tu, Laura? No. No. La bocca, il naso, soldi. Parla. Aspettava la suora, la madre Laura, quando si ritirasse del proprio lavoro per la cena, per il pranzo. Ah, lei faceva questo? Sì, vabbè, lo facevo tutto nel convento. Capito. Sì, facevo tutto nel convento, aspettavo. Quindi preparavi, Laura, la ho capito, Laura. Dai, ecco, questo è il... L'aiutato più... No, guarda, se parliamo a distanza abbiamo... Non si sente, parli tu poi. Difficoltà alla fine a far capire alla gente quello che vogliamo dire. Magari poi... Sì, vabbè, parli tu poi. No, ragazzi, io volevo dirvi: no, state a ascoltare me. Aspetta, altrimenti la gente ha difficoltà a capire a casa. Sì, infatti. Niente, se volete dire qualche altra cosa, volete aggiungere, ragazzi. Niente, domani a Bova. Facciamo da te. Domani a Bova alle 17. Difficoltoso anche per te in questa parte. In questo ruolo che... Ma no, che era con me, non era difficile. Non è difficile, era contento. Eravamo in coppia, quindi... Eravate in coppia, sì, quindi sempre insieme. Sì, ecco, sì. Bene, no, bene. È stata una bella esperienza, lo ridico, da rifare. Se Ollio un domani vuole mettermi pure lui nel film, no, ci penserà sicuramente. Se già fai parte di un film, sì, evidentemente, sarà, come, sì, come dicevo prima, non ti ha scartato, quindi ti ha reso protagonista, quello, sì, ecco, di questo nuovo film, Se mi tocchi ti sposo, cara Laura. Ecco, se vuoi aggiungere se vuoi aggiungere qualche altra cosa, nulla, mi raccomando, domani presenti il più possibile, perché veramente sarà un bel film. Guarda, io rimarrei con voi diversi minuti ancora, andrei avanti per un'ora, perché due belle ragazze, insomma, protagoniste di un film, pure. Però abbiamo altre persone che devono entrare, quindi il tempo a disposizione è poco, quindi va bene. Grazie io mille. Vi lascio grazie con questa canzone che hai scelto, ecco, che è di Vasco Rossi, no? È il tuo preferito, Vasco Rossi, sì. Rewind. Mentre a te piace qualche brano, cioè musica particolare, io voglio capire anche da un'attrice, insomma, qualsiasi genere, i gusti musicali, sì, Alessandro Amoroso, qualsiasi. Vabbè, allora facciamo così, accontentiamo questa Vasco. Accontentiamo Laura e così poi abbiamo altri due protagonisti, dai, Vasco Rossi, Rewind. Per bene, allora, Vasco Rossi, Rewind per le Madre Laura, ecco, che
è stata qui con noi, abbiamo capito il ruolo di queste due ragazze e adesso abbiamo due signori alla mia destra, Giuseppe, Paolo. Parla vicino al microfono, Paolo. Sono Paolo. Ecco, Paolo che fa il... Io faccio l'ispettore. L'ispettore di polizia. L'ispettore di polizia. Mentre alla mia sinistra abbiamo Giuseppe che fa il prete. Ecco, parlate ai microfoni e guardate là, ragazzi. Non guardate me, altrimenti sembra brutto per chi ci vede da casa. Allora, iniziamo da Paolo. Paolo, il tuo ruolo di ispettore, perché in questo film Se mi tocchi ti sposo c'è anche un ispettore. Beh, diciamo, parla più vicino, Paolo, ecco. Beh, diciamo che il mio ruolo di ispettore l'ho fatto anche, l'anno scorso ho fatto il poliziotto normale. Nel film un appuntato di polizia. Quest'anno sono stato promosso a ispettore. Quindi sei stato promosso ispettore. Ispettore, ecco, quindi assieme a me ci sono anche i miei compagni con Melitone, diciamo, il brigadiere Paolo Nucera, l'agente Giuseppe Foti e il nostro comandante commissario Giovanni Crea. Quindi una squadra completa, meravigliosa. Quindi c'è proprio una caserma. Una, diciamo, caserma, esatto, una caserma. Commissariato di polizia. C'è un commissariato di polizia. Cosa fate? Cioè, la caserma, il commissariato di polizia, che fa? Che succede? Beh, diciamo, diciamo qualcosa in sintesi. Beh, diciamo che arrestate qualcuno nel corso del film? O siete allora, o indagate? Noi siamo, teniamo sotto controllo un paese, diciamo, che è abbastanza tranquillo, tutto, tanto che noi altri poliziotti facciamo la pacchia, la bella vita, finché un po' dopo non è più la stessa cosa, quindi succedono dei vari reati. Quindi diciamo, ecco, all'inizio non fate nulla perché c'è un paesino calmo, paese dove tranquillo, siete voi, tranquillo, dove lavorano tutti. Poi invece succedono delle cose, poi, e quindi intanto per colpa di qualcuno succedono delle strane cose. Se mi tocchi ti sposo, il poliziotto che fa? Succede qualcosa, non vuole... succede che beh, diciamo che sicuramente succede qualcosa. Io diciamo anche come porto molta invidia nel paese, essendo un ispettore di polizia, diciamo, alcuni dispetti sono rivolti anche alla mia persona, quindi quindi chiaro che ho capito. Nella vita non solo prendo delle sberle, diciamo, come poliziotto, ma anche nella vita privata, quindi è un ruolo. Però in se stesso credo di avercela comunque cavata, anche sia come poliziotto sia come padre di famiglia, anche perché sono stato supportato nei momenti in cui ho avuto di problemi anche con la mia famiglia, sono stato supportato e aiutato dai miei commilitoni, agenti, diciamo, mi hanno dato del morale. Capisco. Essendo un poliziotto è successo qualcosa anche nella mia famiglia, per cui è chiaro che è come una tegola sulla testa. Sono un po' criticato da tutto il paese. Comunque, diciamo, anche perché viene coinvolto un mio figlio, viene coinvolto in... Non dire tutto, viene coinvolto, quindi io mi trovo a disagio. Ti trovo a disagio. Comunque non dire tutto, altrimenti spieghiamo qua il film, quindi gente poi non viene a vedere. Non posso andare oltre, anche perché le persone devono venire al film, che sicuramente divertiranno. Ispettore di polizia, quindi con un incarico importante nel film Se mi tocchi di sposo. Vediamo, perché prima abbiamo parlato di suore, la madre Laura e suor Anna, e c'è anche il prete Giuseppe. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno ai nostri ascoltatori. Oh, il prete, ecco, che fa poi? Se mi tocchi di sposo, la sposa poi alla fine sta ragazza? Oh no, che succede? Questa qui è una domanda un pochettino particolare, perché sono successe durante il film tante cose, tante vicissitudini, e quindi, diciamo, rispondere a questa domanda sarebbe un pochettino dare poi il finale, dare il finale del film. Quindi purtroppo mi dispiace per il nostro ascolto, ma questa è una domanda un pochettino particolare. Niente, non possiamo rispondere. Azzeriamo la domanda e andiamo oltre. Ma il prete non ha solo l'incarico poi di sposare
questa ragazza, no? Quindi fa altro insieme alle suore, o no? Sì, sì, diciamo. Vivete che nello abbiamo... stesso convento? No, questo qui no, però diciamo abbiamo diversi, diciamo, rapporti insieme durante, diciamo, nella parrocchia, eccetera, proprio per aiutare le persone, eccetera. Andiamo nelle varie famiglie a dare supporto. Cioè, la normale vita, diciamo, di parrocchia, ecco. Sì, 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 sì. Quindi... prego, prego, vai. No, no, poi durante il film poi succedono, come ho detto prima, delle vicissitudini un po' particolari che mi troveranno in situazioni un po' strane, anzi direi molto strane. Addirittura? Sì, per quanto riguarda un prete. Per un prete, insomma. Per un prete. Quando ci sono queste vicissitudini un po' particolari, diciamo, succede che questo prete... E mi trovo un pochettino pure a combattere spesso e volentieri con la mia coscienza prendere alcune decisioni. Insomma, sono un po' cose un molto... prete particolare. Sì, purtroppo, che purtroppo bisogna vedere e scoprire sino alla fine. Il prete poi alla fine poi risolve il problema. Sì, sì, diciamo che il problema viene... I problemi vengono risolti. Vengono risolti anche se in maniera un po' particolare, usando proprio questi termini per invogliare le persone proprio a venire a vedere questo film. Allora, perché dobbiamo andare a vedere, sono cose molto film. Molto particolari. Ci avete messo parecchio per insomma tutta l'estate avete lavorato sì, questo film. Parecchie ore di lavoro. Senti, parecchie ore del nostro regista per il montaggio. È una cosa che vi piace fare, quindi sì, io personalmente è il terzo anno che faccio. Tu nel film precedente hai fatto anche sempre il prete. Sì, sì. Ma sai che poi insomma come dire, sei l'aspetto, diciamo, fisico, tutto, insomma, dai, veramente. Niente, Giuseppe, allora facciamo così. Lasciamo per il momento anche voi, ringraziandovi per essere venuti qui a raccontare un po' la parte, il ruolo che fate, che avete in questo film. Vi lasciamo, facciamo entrare altri due. Se volete aggiungere qualche altra cosa, veloce. Sì. Lui, Paolo. Beh, che dire, voglio ringraziare, diciamo, Studio 95 e tutto lo staff e vorrei un ringraziamento di cuore al nostro qui presente regista Carmelo Lio, che ci ha, diciamo, guidata in questa... Mi ha spronato, diciamo, mi ha fatto lavorare tantissimo. Meraviglioso film che dal titolo Se mi tocco ti sposo. Benissimo. Sperando che sarà un successo e che tanta gente verrà a vedervi. Sarà contenta di venirci a trovare. Bene, bene. Paolo, ispettore di polizia, quindi nel ruolo in questo film Se mi tocco ti sposo, e Giuseppe nel ruolo del prete. Bene ragazzi, io fermatevi un attimo qui, ecco, non andate via, perché adesso aggiungiamo altre due persone. Solo un attimo, ciao ragazzi, ciao. Okay, salutate, grazie. fermatevi. Bene, l'abbiamo fatto veloce il cambio, eccoli qua. Abbiamo alla mia destra altro Giuseppe, che è agente di polizia. Sì. Buongiorno, parla buongiorno, vicino. Buongiorno a tutti. Più vicino al microfono. E alla mia sinistra c'è la nostra cara Natalia, che... Salve a tutti. Che fai là? Sposa. Dovrei fare la sposa. Ecco, dovresti fare. Parlate vicino ai microfoni, ragazzi, okay. Altrimenti da casa non vi ascoltano. Allora, di solito si dà la precedenza alle donne, ma questa volta passiamo. Visto il ruolo importante, con te abbiamo magari qualcosa da aggiungere in più. Mentre con Giuseppe sei un agente di polizia. Giuseppe, cosa fai tu come agente di polizia? Devi parlare vicino al microfono. Io faccio la parte del poliziotto, diciamo. E c'è del buono e del cattivo, diciamo. Fai la parte buono, il poliziotto buono e qualche volta anche cattivo. Bisogna essere un... Devi parlare più vicino. Una via di mezzo. Più vicino al microfono, Giuseppe.
Ma sei più buono che cattivo? Insomma, più cattivo che buono. Più cattivo che buono, quindi nel corso del film. Parliamo appunto sempre del film. Sì. Hai arrestato qualcuno, insomma, sempre vicino al microfono, Giuseppe. Sì, sì. Ah, quindi hai effettuato anche degli arresti. Degli arresti, degli conflitti a fuoco. Un po' di... Addirittura pure i conflitti a fuoco, mamma mia, quindi ma con morti o feriti? Morti, qualcuno ferito pure. Pure qualche... Insomma, tu te la cavi alla fine. Tu come poliziotto te la cavi. Non rimani né ferito. Esco illeso io. Esci illeso. Senti Giuseppe, tu nelle altre precedenti panne, negli altri film di Onlio hai interpretato altro? No, è la prima volta. La prima volta. Film, se mi tocchi ti sposo. La prima volta. Giuseppe nel film Se mi tocchi ti sposo, lui fa l'agente di polizia buono e cattivo, ha dei conflitti a fuoco con il prete perché il prete sembra che è un po' di quelli, è una bravissima persona, col prete no, casomai vediamo con la sposa buono rapporto buono. Va bene, permettimi allora di andare dalla sposa che è Natalia. Ciao Natalia, più vicino al microfono. Salve a tutti. Ecco, allora Natalia, tu sei la sposa, sì, quindi siamo arrivati, arrivati a capire se mi tocchi ti sposo, quindi se io ti tocco dovrei sposarti nel ruolo del film. Dovrebbe essere così, vuole così. Però non è così. Com'è? Dobbiamo vedere, non possiamo dire tutto. Non riesco a cavare niente da questi attori protagonisti del film Se mi tocchi ti sposo. Niente, allora questa sposa, che succede? In sintesi, magari allora, non ci dire la parte finale. No, insomma. Vabbè, no, ovviamente no. Niente che dire, io sono una ragazza del paese che vengo corteggiata da un ragazzo, insomma, di là. Mm. E sul ragazzo fa una corte spietata, viene sotto casa con la bici. Vabbè, non c'erano le macchine, perché parliamo di un paese antico. Sì, ecco. Sì. Poi magari ce lo spiega meglio l'io. Sì, quindi con la bici. Sì, sì. Magari le serenate. Le serenate, tutte queste cose qua. Poi un giorno si decide a venire a casa mia e a chiedere la mano. Perché tu non davi con confidenza. È una ragazza seria. Poi nei paesi, diciamo, cioè quell'epoca, io non so poi che epoca è il film, magari lo chiederemo a Onlio. Sì. Non si dava confidenza ai ragazzi. No, assolutamente no. Ecco, magari quando si usciva per andare a messa dal prete Giuseppe, tu andavi in chiesa. Sì, sì. Magari anche lui là veniva, questo ragazzo. Sempre girava con questa bicicletta, passava sotto casa. Sì. Però giorno... tu, no, dimmi un no, giorno. Ero decisa. Quindi non avevi nessuna intenzione. Inizialmente no, poi alla fine, mi decido. Quindi lui viene a chiedere la mia mano. Viene a chiedere la mano dei tuoi genitori. Sì, ok. Però come è stato trattato dai genitori? È stato trattato bene. Bene. Sì. Però ecco, allora quando si chiedeva la mano, il fidanzato poteva venire una volta al mese forse a casa a trovare. Sì, non è che veniva sempre. Non poteva venire, certo. Perché i genitori non lo facevano entrare. E guai se per caso vi incontravate per strada. Guai a parlare. Nemmeno uno sguardo. Tutti quelli vicini lì al paese. Quindi nemmeno uno sguardo, una parola, niente. Oppure forse c'è stato qualcosa, non lo vuoi dire. Magari nel film, dice, nel film lo vediamo dopo. Poi vediamo nel film e poi niente. Quindi alla fine poi non sappiamo come. Arrivano una serie di ostacoli, quindi addirittura. Sì, che alla fine dico, ma che capitano tutte a me? Addirittura.
Addirittura. Per questi inconvenienti, per questi ostacoli che ci sono, quindi capitano tutte. Quindi sei una sposa sfortunata, diciamo. Sono sfortunata al massimo. Quindi, al massimo. Mamma mia, è un problema. È un problema. Niente. Però, diciamo che poi non, adesso non possiamo dire. No, assolutamente però, no. Non c'è solo sfortuna in questa sposa, in questa ragazza di campagna, voglio dire, c'è anche del paese, c'è anche qualcosa di buono, poi che alla fine qualcosina rimane di buono. Ma non lo so, qualcosina. Non diciamo né se poi alla fine ti sei sposata o no, meno. Non lo possiamo. Ma lì dire. Da volta che tu ti fai fidanzata con, c'è il fidanzato qua? No, momento non sono al momento scappato. Se n'è scappato con un'altra. Mamma mia, vabbè. Non è arrivato. Niente, però non potevi, una volta che lui è venuto a casa dai tuoi genitori, non potevi più corteggiare altre persone, nessuno poteva corteggiare. No, assolutamente. Mamma no, mia. No, altrimenti il poliziotto no, qua. No, il poliziotto arrestava tutti. Li arrestava. Arresta tutti. Sì, arrestava sì, tutto. Sì. No, bello. Da quello che noi stiamo cercando di far parlare più di ma loro non parlano, non dicono, ecco quel tantino. Però da quello che abbiamo capito, insomma, è veramente un film da divertirsi, un film piacevole da vedere e che quindi tutti possono venire a vederlo, anche i bambini. Sì. Bene, ragazzi, io adesso a questo punto devo invitare il nostro caro regista Lio, perché faremo un quadro completo della situazione. Tu sei stata pure nel film precedente, sì, in quale parte? Sempre sposa? No, fidanzata, no, che sì, cosa qualcosa del genere, l'amante. No, l'amante no. Niente. Va bene, allora facciamo così, salutiamo il nostro amico agente di polizia buono e cattivo, ecco, Giuseppe, che ha avuto dei conflitti a fuoco, insomma, ha arrestato delle persone, ha ucciso sì, pure. Sì, mamma mia, Giuseppe. E la nostra cara sposa, che la vedete qua, però poi la vediamo al film, Natalia. Okay. Bene, ragazzi, vabbè, grazie per essere intervenuti. Vi auguro buone feste. Grazie naturalmente. Anche a voi, grazie. E poi a andiamo tutti a vedere il vostro sicuramente film. Sicuramente si deve venire a vedere il film. Certo. Grazie a tutti e vi aspetto a domani alle ore 17 a Bovamarina alla sala Cinema Don Bosco. Benissimo. Buone feste a tutti. Bene, cara grazie sposa. Al regista. Vediamo un po' se veniamo a trovarti, a vedere poi alla fine questa sposa se si marita o meno. O no. Ecco. Grazie. Va bene, grazie Natalia, grazie Giuseppe. Ciao. Ciao. Qua abbiamo fatto il cambio con altri protagonisti del film e abbiamo alla mia destra il caro nostro amico regista Ollio. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Studio 95. Grazie. E qui alla mia sinistra abbiamo Paolo. Sì. Paolo, buongiorno. Buongiorno. Lei permette, regista, che parliamo col brigadiere, vero? Molto piacere. Allora. Ma qui siete tantissimi. Sì. Abbiamo avuto l'ispettore prima, poi abbiamo avuto l'agente di polizia, buono e cattivo. Buono e cattivo. E il brigadiere che fa? Il brigadiere, buono. Allora, cattivo. Il buono e il cattivo pure anche io, ma tanto cattivo, no? Perché praticamente io ho svolto una menzione di praticamente che era scomparsa una persona di cui poi siamo andati a girarla nel girare, insomma, poi l'abbiamo preso, l'ho catturato. Ha catturato quindi? L'ho catturato questa volta, sì, perché io volevo sfuggire sempre all'arresto e allora praticamente. E questa persona protagonista del film, certo, che cos'è lui? Non c'è qua oggi, però lui che cos'è? Un ladro? Non c'è oggi, no? Non l'abbiamo visto ancora. Non l'abbiamo visto. Ma che cos'è? Un ladro? Un bandito? È uno che sta nella malavita organizzata. Ecco, un malavitoso. Che poi tu alla fine riesci ad arrestarlo. Riesco ad arrestarlo, infatti. Ho capito. E quindi
ma nel questo, ecco, per quanto riguarda il malavitoso, che poi tu alla fine ma tu hai ecco, io ho chiesto anche all'ispettore di polizia, a Giuseppe, che l'agente di polizia, c'è anche qualcosa che tu ti porta a questa, se mi tocchi di sposo, alla sposa, agli altri protagonisti, inserisci anche tu in questo, sì, in questa, sì, trama, sono del... anche io inserito nel mio ruolo sempre da brigadiere, di cui svolgo anche quando c'è qualcosa di matrimonio, abbiamo dovuto anche, ecco, intervenire anche noi per, nel matrimonio, nel matrimonio, nel momento che non sappiamo poi se si è sposata ancora, non possiamo dirlo. No, non credo che sia sposata, abbiamo... perché non l'ha toccato la, ecco, se mi tocchi ti sposo. Se mi tocchi ti sposo, però ecco, ecco, la sposa non ha toccato lo sposo, e allora ancora non sappiamo. Gli è scappato il matrimonio. È scappato, però poi alla fine magari si può arrivare a riappacificare tutto, poi magari si è sposata, non lo sappiamo. Bisogna vedere la parte finale del film. Giusto? Sì, la parte finale. Esattamente. Bene, allora. Di cui questo è il sesto film che abbiamo. Fa un doppio gioco il in, lo puoi dire tu, in polizia. Doppio gioco. Sì. Sei un doppio giochista. Ai, cioè, quindi non sei solo brigadiere. No, a volte ho fatto un altro ruolo, però non si può dire, diciamo, non si può dire perché può dire. Poi se devono venire al cinema a vedere sto film, okay, perché se noi diciamo tutto qua è finito. Certo, finito. Allora io coinvolgo le persone di venire mercoledì al cinema alle ore 15, domani alle 17. Domani sera. A Bova Marina. E vedere questo film, Se mi tocchi ti sposo. Ecco, allora, caro brigadiere Paolo, lei stia buono, tranquillo. Io non sono un malavitoso, sono non si mi arresti, per carità, non mi arresti. Io adesso con il nostro caro regista Ollio faremo un quadro completo di questo film. Comunque prima devo dire del film precedente, ecco, c'è stato un grande successo, no? Com'era la ragazza di... Com'è? Le trecce della tipica ragazza calabrese. Parla vicino. Le trecce della tipica ragazza calabrese. Ecco, le trecce. Ma comunque, quello prima c'è stato un altro che era il titolo Ragazza. La ragazza del nord in Calabria. Ecco, vedi, io me le ricordo, insomma. Sì. Senti, comunque di grande successo, hanno avuto un buon riscontro. Tutte, grazie anche alle persone, alla collaborazione, diciamo così, di aver preso parte, oltre al film, anche, come si dice, di prendersi il DVD. Senti, e di venire al cinema. Ecco, senti, cambiano gli attori protagonisti da film a film. Alcuni ci sono nel film precedente, altri nuovi ha inserito, visto che ci sono altri protagonisti nuovi in questo film. Sì, è vero. Comunque, ecco, ecco, volevo chiedere, poi ti faccio parlare, ti faccio alcune domande, poi magari tu vai. Giusto, un po'. Sì, sì. Ecco, dico, nelle nostre zone non è facile trovare ragazzi che vogliono veramente lanciarsi, inserirsi nel. Proprio questo mi preoccupa perché le persone hanno la volontà di farlo, però si vergognano, sono molto vergognosi, e quindi questa vergogna, non naturalmente forse perché in contatto o diciamo così con altri coetanei, dice magari se sbaglio, perché loro non sanno, entrando nel, diciamo così, nel set, per capire com'è che funziona. E quindi vedono una cosa come errore, dice, io non posso entrare. All'inizio è tutto così. Anche io, quando sono arrivato alla radio, ti vedi tutte queste cose, mamma mia, mo che faccio, quando è la prima cosa che dico. Però piano piano si inserisce. È chiaro che non è facile, però poi con l'aiuto del regista, con l'aiuto dei compagni, degli altri attori e altre cose, si arriva ad ottenere il risultato che si vuole, no? Certamente. Protagonista per attore per attore. Niente, prego. La cosa è che io faccio sempre la richiesta di persone
che poi nel percorso così si pentono di vengono venire. Però poi no, si pentono prima ancora di iniziare, non lo so, il fatto di questo superamento di vergognarsi a debuttare non lo trovo così, anche perché ci sono bellissime ragazzi e ragazze che realmente potrebbero fare molto per un film del genere, anche perché certo. Naturalmente le mie idee sono storie passate e quindi occorrono anche personaggi, tante persone per sviluppare poi un e non è facile trovare per esempio, ecco, io so, ho parlato prima con Laura, ecco, fare la parte della madre, ma la madre superiore, no? Lei che è una ragazza giovane, bella, insomma, in quella parte deve inserirsi, infatti lei ha detto ho trovato un po' di difficoltà nel ruolo della madre, però poi alla fine ci ha messo tanta buona volontà, tanta voglia, sempre con l'aiuto del regista, e ce l'ha fatta. Insomma, poi ci sono persone, perché c'è bisogno di tutti, di giovani, di persone meno giovani, insomma, c'è esatto, bisogno esatto, di tutti, perché persone anche piccole persone, diciamo così, abbiamo delle persone che ecco, c'è bisogno anche di ragazzi che hanno 7-8 anni in questo film, hanno recitato benissimo, si sono proprio divertiti, perché poi nel resto è un divertimento, certo. Anche perché naturalmente non sono preparati, però nel frattempo che facciamo le prove, poi nelle prove stesse trovo le parti giuste per mettere poi sul filmato. Bene, bene. E quindi sono contento anche che i più piccolini sono partecipi rispetto ai grandi. Ecco, bene, quindi l'invito dal nostro caro amico regista Onlio è quello di ecco, se qualcuno adesso ci stasse ascoltando, no? E dice voglio far parte anch'io di questo cast, che deve fare? Ecco, dove, come... Allora, innanzitutto io su Facebook no, non troppo vicino, così ecco, metto l'annuncio proprio per poi vi dirò anche quindi sulla dopo, tua pagina Facebook dove è libera, dove le persone possono guardare senza, diciamo così, né password né niente, possono vedere, ecco, proprio libera in modo tale da far entrare queste persone a capire un po' com'è il meccanismo di... E li possono contattare te, insomma. No, poi ho una tabella dove chi vorrà partecipare si deve iscrivere naturalmente dando il numero di telefono, la propria email, in modo tale da poterli contattare. Dopodiché, quando sarà, perché il film si gira sempre nel periodo di luglio-agosto, anche perché io non faccio questo lavoro, faccio un altro, e quindi questo è più che un hobby, un modo per stare insieme, vivere un anno o diciamo così due mesi in modo diverso degli altri anni. Bene, questo per chi volesse far parte del cast di Onlio. Certo, non è facile con il materiale umano che hai, no? Dare dei ruoli. Se tu, a te ti viene in mente, ti è venuto in mente questo film, se mi tocchi ti sposo, quindi hai dovuto scrivere un po' il copione e tutto quanto, e poi da lì devi cercare i protagonisti, gli attori, no? No, devi dare non è così, no. Io prima trovo le... in base a quello che hai che ho, esatto, scrivo, ecco, bravo, perché, bravo, perché poi è difficile trovarlo, esatto, bravo, esatto, bravo. Io quindi, faccio questa cosa in modo che sono sicuro di quello che faccio e le persone ci sono. Dici tu, io ho 10 persone disponibili, in base a queste persone, ecco, mi invento un film. No, non è un'invenzione, no, un'invenzione, perché queste non mi sono viene storie, storie passate vere, storie vere che poi tu le traduci in modo secondo la tua idea. A parte quello che ci metto il mio, ma è proprio di storia, ne parliamo perché sono cose successe nel passato. Cose successe. Come questo lavoro, appunto, persona adatta al suo copione. Appunto, ecco, veniamo quindi al film, caro Onlio. Carmelo, chiamami Carmelo, più a mio agio. Allora, aspetta che me lo scrivo, perché altrimenti ti chiamerò sempre Onlio fino alla fine. Carmelo. Allora, sì. Senti Carmelo, facciamo così, parliamo un attimo di questo film. Intanto dove l'abbiamo girato? Allora, voglio iniziare così, innanzitutto voglio
augurare a tutti di buone feste, perché giustamente siamo in un periodo di festività, e quindi a tutte le persone buone, ammalate, insomma, e hanno la mia comprensione e il mio saluto. E poi voglio dire che non sono più Carmelo Lio come la ragazza del nord di Calabria come film, ma siamo un'associazione culturale dove questa associazione ci siamo 12 persone proprio che vi autofinanziate. Ecco, questo esatto, che così volete dire. Quindi c'è poco aiuto da parte delle autorità, anzi voglio dire abbiamo qualche aiuto in modo da poter girare nei vari comuni. Ecco, comunque, solo lo spazio vi danno, sì, dove poter farlo, ma economicamente ci sono delle spese. Questo film ad esempio ci è costato 7.000 euro quasi, e quindi l'abbiamo dovuto mettere un po' ciascuno per realizzarlo. Altri, diciamo, li abbiamo anticipati chi ne possedeva, in modo tale da fare sempre di più e sempre meglio. Quindi naturalmente le persone è una cifra importante, voglio dire, sì. 7.000 euro poi, perché insomma, abbiamo dovuto comprare macchine in modo da poter girare, lampade, le spese poi perché microfoni. Perché non è che girate solo in un luogo, sono tante le allora prima ecco, voglio appunto dire, l'associazione culturale si chiama Sole Film di Calabria. Sole Film di Calabria, Calabria. Sede a Saline Ioniche, quindi chiunque ci può contattare, anche perché c'è il numero di telefono che uno vuole chiamare. Bene, bene, siamo quindi legalmente iscritte come associazione, vogliamo portare avanti questo progetto insieme e chi vuole entrare nell'associazione lo può fare già dall'anno nuovo, e quindi me lo auguro, quindi siamo se qualcuno volesse far parte dell'associazione proprio può iscriversi dando chiaramente il codice fiscale e la carta d'identità. Vabbè, un piccolo contributo naturalmente. No, il contributo è relativo per il momento, anche perché non nell'associazione, io non parlo di l'associazione costa 100 euro perché bisogna iscriversi, altrimenti non però chi è iscritto poi la tessera costa soltanto 5 euro. Va bene, dai, va bene. Comunque, non è esagerata, non è esagerato. Diciamo sono sottigliezze per quello che fate, insomma, poi perché poi vi divertite pure, certo, no? Quindi, certo. Stare insieme fuori, non solo stare insieme, anche il rapporto anche di consumare insieme, di dialogare insieme, naturalmente anche di rabbia, perché ci sono dei momenti anche di quello condividere, perché non tutte le persone sono anche puntuali, quindi abbiamo è lì poi che ti arrabbi, il regista si arrabbia, ma il regista è sempre calmo perché deve registrare, però ho capito, il fatto è che chi viene e sa un orario di venire e che ognuno poi prende anche delle decisioni, ha degli impegni, quindi li deve anche mantenere, certo. E naturalmente poi il regista deve fare tutte le cose di fretta perché lo so io ho fatto l'attore di teatro e quindi capisco, il nostro regista si arrabbiava quando si dava un orario e poi magari quello io arrivavo in orario e quello ti arrivava 20 minuti dopo, 30 minuti dopo, e là si arrabbiava perché non puoi iniziare con le prove, fermi anche 8, ecco, 10, 15 persone una volta, va bene, anche per l'orario, perché le registrazioni sono state fatte il periodo estivo, quindi la mattina e il pomeriggio, e quindi c'erano dei tempi per farle, anche altrimenti si usciva fuori, diciamo così, illuminazione. Sì. Senti, Carmelo, in quale zona è stato girato il film? Allora, parlo un attimino, così faccio il quadro panoramico di questo grandissimo lavoro, perché io lo chiamo grandissimo perché veramente forse questo è l'eccellenza, diciamo, rispetto a tutti gli altri. Ma grazie a 10 comuni che abbiamo chiesto l'autorizzazione, abbiamo girato quasi in tutti. 10 comuni, sì. Li ringrazio uno per uno, i sindaci, che veramente con grande impegno, anche, diciamo, Bova, che ci ha dato una piazza straordinaria proprio per girare, siccome il film parte proprio da Bova.
questa storia proprio nasce a Bova e ho chiesto proprio al sindaco di poter dare la piazza. È stato disponibile, esatto, tanto è vero che ha dimostrato questo impegno, lo ha fatto con tutto il cuore. E tutti noi lo ringraziamo al sindaco e tutta l'amministrazione, non solo a lui ma anche a tutti gli altri. Beh, sindaci. Quindi diciamo Bova parte da là. Allora, parte da Bova, esatto, perché Bova è nato, diciamo così, è nata la storia e quindi sono partito proprio da Bova proprio per questo motivo. Poi sono stato, diciamo, Reggio, Motta, Saline, Melito, Procudi, Condofuri, in ogni località c'è una parte. C'è una parte, sì. Molto interessante, nel senso che è anche significativo. Se tu sei andato a Bova, a Motta, San Giovanni, dico, è perché lì c'era quella parte che andava girata in quel luogo. Esatto, perfetto. Quindi, perché devi scegliere pure i luoghi, poi. È chiaro. Anche perché c'è tantissimo da registrare in questi nostri posti grecani. E quindi tu prima di registrare devi fare un giro, devi capire le postazioni, i comuni, le zone. Le zone, più che altro le zone, perché ci quindi sono... c'è un lavoro prima, di registrare. Sempre. Quindi una volta che tu hai il quadro completo della situazione, e io inizi... dobbiamo andare là in quel posto per girare. Quindi, ecco, ogni scena viene fatta. Ogni scena viene. Il quadro della situazione è questo. Se mi tocchi ti sposo. Ecco, se mi tocchi ti sposo. Ma dove ti vengono questi titoli? Qua? Un titolo che naturalmente è una storia di una famiglia di Bova, proprio per. Stiamo parlando negli anni 55-60. Ah, ecco, quindi gli anni 50-60. 60, sì. Quindi diciamo più che altro sono più 50 che 60. Ecco, quindi la cosa più importante, diciamo così, della storia è proprio una regola che bisognava rispettarla, perché era importante. Chiunque entrava in questo campo d'amore, perché poi è un campo d'amore dove si entrava solamente per sposarsi, cioè chi voleva sposarsi doveva dare la prova a tutto il paese che quella persona era fatta proprio per... Parliamo della donna o anche dell'uomo? No, l'uomo, tutte e due, sì, sia la donna che l'uomo. Chiunque entrava dentro e veniva toccato, nessuno poteva andare, come si dice, o uscire da quella casa. Niente, doveva sposarsi e basta. Doveva sposarsi e basta. Se mi tocchi, me n'ammaratà. Altrimenti... Mamma mia, insomma, vabbè, quelli erano poi le leggi, le tradizioni che si usavano proprio. E quindi tu hai preso spunto da queste mi hanno raccontato vent'anni fa, mi hanno raccontato questa storia dove volevo appunto chiederti proprio questo. L'ho tenuta nel cuore anche perché non sapevo neanche, non avevo neanche l'idea di fare film o no. E grazie a questo racconto mi è venuta questa aspirazione di... Che poi ci metti anche del tuo, chiaramente. Certamente, chiaro. Tu riesci a capire una storia che ti viene raccontata, tu ne fai memoria, la conservi nella tua, e poi da lì magari aggiungi qualcosa. Certo, anche perché... Sempre attenendoti a quegli anni. A quegli anni, sì, sempre. Anche perché... Nel raccontare quella storia ci sono sempre all'interno della storia degli altri elementi che tu ne puoi fare uso in modo da poter portare avanti anche le parti del film. Senti, un'altra cosa, dimmi, abbiamo pochissimo tempo. faccio in fretta. Comunque la storia è che un tempo, cioè quel tempo, periodo degli anni 50, non tutte avevano un lavoro, anzi qualcuno aveva qualche lavoro, c'era qualche automobile, si usava spesso l'asino per girare di qua di là, ecco, nelle proprie terre, per andare mezzo di trasporto. E questa storia proprio parla di una famiglia che naturalmente parte per soddisfare anche la famiglia, perché
il lavoro dell'agricoltore del tempo era la terra, quindi si andava, certo, a lavorare per dare un futuro, un pezzo di pane alla propria famiglia, e quindi si partiva, siccome il terreno non era mai sotto casa, si doveva spostare 5-6 km per andare a diciamo così a lavorare. Qui in questo caso siamo a mietere il grano, perché avevano già seminato e quindi avevano un bel raccolto. Visto e considerato che il raccolto era impegnativo, perché non c'erano attrezzature e mezzi importanti in modo da poter come si dice facciare o come oggi trebbiare e così via, quindi si usava la falce per lavorare tutto e a mano. Si raccoglievano delle persone, si invitavano delle persone proprio per dare spunto a questa giornata di lavoro. Senti. E quindi si andava proprio così a mietere il grano con la falce. No, Carmelo, punto, arrivo subito, finisco qua, perché non voglio continuare, voglio farti qualche altra domanda. La cosa più che un padre torna a casa sereno, stanco così e al mattino dopo per ripartire ancora a fare sempre la stessa strada e aspettando poi anche la famiglia per venire ad aiutare un po' a raccogliere, a completare diciamo così, a raccogliere questo grano, cosa succede? Che durante, ecco la stanchezza, la cosa, durante la strada proprio dimentica l'attrezzo di lavoro, il padre, cioè questa, il capofamiglia, e lì al centro diciamo così di tornare indietro o di andare avanti. Ma parlando con l'asino stesso, perché lui parla con l'asino, dice: che facciamo? Che devo fare? Se aspetto i miei, se i miei non portano questa faccia, come faccio ad andare avanti? E allora dice all'asino, dice: sai che facciamo? Torniamo indietro. È qui che succede proprio la parte della storia, che quando torna indietro che ha uno sgabuzzino in modo tale dove tiene questi attrezzi, lo va a cercare e sta per uscire per ripartire ancora per le terre. All'improvviso un pianto, un urlo e così dalla propria abitazione, che è distante diciamo così di questo sgabuzzino, corre proprio per capire cosa era successo a casa sua, e lì comincia la storia. Da lì parte tutto. Parte tutto. Insomma, ecco, parte dal contadino con l'asino che ritorna indietro perché ha dimenticato l'attrezzo, e poi da lì, ecco, l'inizio. Parte. L'inizio è pesante. È pesante ecco, l'inizio, perché solo l'inizio. L'inizio è pesante perché per entrare dentro deve fare un grosso sacrificio, in cui non si sa se perde la vita. Trova delle persone, diciamo così, messe in davanti a una persona messa davanti alla sua porta con un fucile in mano. Che lui non sa cosa pretendono, ecco, queste persone. Ecco perché c'è il posto di polizia, insomma, l'ispettore, brigadiere, esatto. L'agente di polizia, perché poi devono indagare anche su questo fatto accaduto all'inizio. Allora, esatto, qui subentra non solo questo problema, diciamo così, che è dovuto diciamo così alla ricerca, diciamo così, dei latitanti, ma anche il prete si trova in difficoltà anche di sposare una persona, è costretto a fermarsi e a riflettere per decidere cosa fare, e qui ci tocca pure girare per il prete, perché lui che era scomparso, questo prete non si trova più. Mamma mia, insomma, è qualcosa di importante di andare a vedere. Allora, esatto, Filippo, giusto? Sì, guarda, ti posso dire, io ho lavorato 7 mesi. Si può dire, io dico così perché ho lavorato anche al mattino fino alle 3:30 di mattino per fare questo montaggio, per realizzare questo sette mesi sì. Quindi per girare tutto il film, girare e montarlo. Quindi ho fatto questa pellicola, il sesto, quindi il film secondo me è l'assoluto, perché naturalmente visto l'esperienza o nelle mie prospettive ho visto proprio l'assoluto. Quello che vi voglio dire, venite al cinema, veramente è un'occasione da non perdere, anche perché sono arrivato stanotte da Milano, ecco, proprio in occasione per annunciare proprio che domani alle 17, alle 5 ci sarà la proiezione. Senti Carmelo, abbiamo 3 minuti. Bene. E questi 3 minuti io voglio chiederti, ecco, perché non è solo lì, vai, fai gira la scena, poi c'è tutto il resto, gli abiti, no?
ecco, costumi, tu ti parli i costumi, ecco, ecco, vede, noi abbiamo chiesto fatto anche in polizia richiesta degli abiti della polizia stessa dell'epoca, ma non c'è stato niente, perché purtroppo non lo so, forse dovuti... perché siamo molto come si dice, poverini, quindi non ci sono, non è che non ci hanno ancora risposto, per dire così. Comunque so molte cose, quindi abbiamo chiesto tantissime autorizzazioni, c'è anche una colonna sonora del film, no? Allora nella colonna sonora ci sono più di un gruppo folcloristico, Icardia, Latino Rappocciolo, c'è Oscar Oscar, vabbè, quello che ti ricordi, va bene, non ti preoccupare. Poi c'è in Mattanza, sono gruppi di Reggio che ci hanno dato la concessione proprio di mettere queste musiche nel film. Senti Ollio, io purtroppo non possiamo andare oltre, perché il tempo è quello che è, noi qua siamo tutti computerizzati, se vai oltre il tempo si salta tutto il programma. Voglio dire un'ultima cosa, non so che tu non me l'hai chiesto, quindi magari ti voglio dire, io sono già in progetto per il prossimo film. Te lo stavo chiedendo, prima di lasciarti volevo chiederti appunto, ecco, subito dopo questo stai già pensando alla realizzazione del nuovo film, giusto? Già il titolo è L'ultima figlia schietta. È il film che naturalmente, sempre anche questa è un'altra storia del paese, questa negli anni di più, negli anni 70, già siamo più recente. Dove sono nati tantissimi problemi per quindi il prossimo film di Carmelo Ollio è L'ultima figlia schietta. L'ultima figlia schietta, che si realizzerà quest'estate. Quest'estate, esatto. Quindi chi si vorrà iscriversi per dare la propria personalità nel debuttare in questo nuovo film, lo può fare tranquillamente iscrivendosi su Facebook, la pagina di Facebook. Bene. Lasciando il nome e cognome, il numero di telefono. Carmelo, casomai facciamo così. Sì. Facciamo così, casomai prima di realizzare, e ci sono questi cani che, prima della realizzazione del nuovo film, casomai ne parli con il nostro direttore, ci rivediamo qua con i tuoi protagonisti e ne parliamo un attimino, parliamo un po' di questo nuovo film che stai realizzando, e poi magari alla fine, ecco, prima di proporlo al pubblico, ci rivediamo un'altra volta. D'accordissimo. Senti Carmelo, io ti ringrazio madre Laura, ecco, ringrazio suora Anna, ecco, sarà da qualche parte là, Paolo l'ispettore, ecco, Giuseppe il prete, ciao, e poi ringrazio Giuseppe l'agente di polizia, Natalia che è la sposa, Carmelo Ollio il regista e Paolo Lucera, il brigadiere. Qui presente. Ci sono altri protagonisti. Sì, io volevo che non abbiamo annunciato la protagonista, visto che è di Santa Venere, quindi non ha potuto venire, non è presente. Comunque lei è la protagonista del film non mi vengono più le parole, in questo film, in questa situazione, è lei la protagonista che porta avanti dall'inizio alla fine proprio il ruolo dove è naturalmente sofferente, anche perché quindi la prima attrice, diciamo, che poi nel corso del film sarà sempre presente. È sempre presente. Io pensavo fosse la sposa. No, sai? Non è la sposa, diciamo così, la madre parte proprio dall'inizio alla fine a essere la madre Laura, anche perché è un aiutante così della sorella che ne ha molto bisogno e si preoccupa innanzitutto anche economicamente di raccogliere un po' di fondi. Bene, grazie ragazzi. A tutti gli attori, grazie alla collaborazione, grazie ai comuni e grazie a tutti voi che anche a Studio 95 ci ha dato questa bellissima idea di pubblicare il nostro film. Vi ringrazio, vi voglio bene, buona continuazione delle festività, buon anno a tutti e ci vediamo domani alle ore 17 a Bova Marina. Bene, i saluti del nostro caro amico Carmelo Ollio, il regista di questo nuovo film Se mi tocchi ti sposo.
Abbiamo salutato tutti, tutti, una parte, no? Perché ce ne sono altri. Scusa, non volevo, dimenticavo che c'è mia figlia ecco, c'è anche e mia moglie anche in questo film, quindi è la prima volta che mia moglie entra, ne fa parte così, e mia figlia che... magari diciamo, li vedremo nel prossimo film, dai. Che saranno... No, lei è il direttore della banca, che poi vedrete che cosa... lei fa, è un direttore di banca, sì, in questo film. Sì, insomma, sì. Ecco, vedi che ci sono altre storie, storie, sì, di protagonisti. Sì. Insomma, era... È un film ricco, vi posso dire, garantire ricco che... non vedete l'ora di vederlo, proprio perché è ricco di idee, di gioco, di simpatia, di sorriso e di tutto. Grazie. Dobbiamo lasciarci, altrimenti dalla regia ci tagliano. Grazie Carmelo, grazie. Okay, grazie a voi che ci avete ospitato, ci risentiamo alle prossime. Oh, promesso, quindi prima del prossimo film ci vediamo qua per capire un attimo il lavoro che state facendo. Grazie a voi. Fermatevi un attimo perché... Pedro!